Ed eccoli qui gli occhietti della nuova Mercedes Classe A 2023, ovvero un restyling di oltre mezza vita. Mettiamola così, che oggi ho la fortuna di mostrarvi nella variante sedan in abbinamento alla motorizzazione 35 AMG da 306 cavalli. Un modello che si interpone tra quella che è la gamma diesel o benzina, tutte ibride. Tutte quattro cilindri, vetture che rinunciano nella 180D anche al mitico motore diesel Renault. Già da un po' di tempo rinunciano al diesel Renault, ma di fatto adesso sono tutte vetture ibride, sono motori che vanno da 116 a 224 cavalli per quanto riguarda le varianti tradizionali, e poi ci sono le AMG che vanno dai 306 ai 421 cavalli della 45S. Non cambia nulla da un punto di vista dimensionale, perché le vetture sono grandi esattamente come quelle precedenti. Cambiano invece alcuni dettagli estetici proprio per andare a perfezionare quello che era il look, ma anche la tecnologia di vetture che appunto hanno saputo, a partire dal 2018, anno di debutto della classe A, hanno saputo conquistare il pubblico italiano con un look direi piuttosto azzeccato, e chiaramente anche delle soluzioni tecniche che hanno fatto, e anche tecnologiche, che hanno fatto la differenza rispetto a tutti gli altri competitor, decretando poi il successo di questo modello. Molto bello il gruppo ottico, sempre in stile Mustang, soprattutto per quanto riguarda la forma della calandra, molto verticale, anzi quasi tendenzialmente orientata in avanti nella parte alta. E poi nuovi gruppi ottici che hanno una firma luminosa leggermente modificata, lo vedete, manca la parte che tende a scendere, poi è stata rideclinata la parte invece di abbagliante non abbagliante, con lo spot laterale. Fari che funzionano meglio rispetto al passato, sono un pochino più tecnologici, hanno un miglioramento sulla parte di LED, ma di fatto insomma evolvono una tecnologia che già avevamo visto. Parte bassa della 35 è sempre molto aggressiva, sempre molto tamarra, grande studio aerodinamico da parte dei tecnici AMG anche per quanto riguarda la parte di carenatura della parte laterale. Un bello splitter con il nero lucido, lo vedete che va a dare quel tocco di eleganza in più ad una vettura che ovviamente è impostata per essere non tanto elegante, ma forse un pochino più tamarra. Belli cerchi, sempre molto violenti, hanno un profilo aerodinamico molto evidenziato in questa declinazione. Sono dei 19 pollici con gommatura 235-35, pinza a 6 pistoncini, la vedete bella violenta, con disco in acciaio montato su campana in alluminio. Per quanto riguarda la minigonna, sempre finitura nero lucido anche nella parte laterale di questa quattro porte a trazione integrale, quindi anche la parte dietro è chiamata al lavoro da parte della, proprio della parte motoristica, appunto sempre con 235-45. Dietro però c'è una pizza monopistoncino flottante che morde sempre un disco forato, lo vedete, per questioni di raffreddamento, proprio perché comunque la macchina pesa 1550 kg, ovviamente ha bisogno anche di un certo tipo di raffreddamento anche a livello di impianto frenante. Vi dicevo che c'è la trazione integrale, non è sofisticata come quella della A45 AMG, ma comunque una trazione integrale che consente a questi 306 cavalli di essere messi giù alla grandissima. E poi invece, sempre per quanto riguarda la parte estetica, oltre alla cura aerodinamica dettata dalla presenza di questo profilo che va a chiudere la parte aerodinamica nella zona posteriore, in collaborazione, lo vedete, con l'estrattore dell'aria, che è stato rivisto da un punto di vista estetico, e il doppio scarico vero che si dispone ai lati dell'estrattore dell'aria stesso, beh, si nota la presenza di questo nuovo gruppo ottico, che cambia proprio la forma interna del LED, diventando un pochino più sofisticata, diversa nell'estetica, e questo vi permette di riconoscere subito le nuove classi A rispetto alle precedenti. Apriamo il portellone, non c'è la gavese, banalmente c'è una molla che apre e chiude il vano, lo vedete come è eseguito, c'è frazionamento 40, 20, 40, quindi c'è anche il passaggio per le scie nell'eventualità in cui vogliate estendere, diciamo, il volume del bagagliaio anche verso l'abitacolo, pur mantenendo però i due posti a sedere. Poi un po' di spazio qui sotto, non troppo, non ci stanno nemmeno le catene, ma insomma c'è comunque la possibilità di portare qualche litro anche nella parte sottostante. Richiudiamo, vi faccio vedere il motore, perché è sempre un elemento chiave all'interno di questa vettura, anche se non fa parte esattamente del restyling, se non per quanto riguarda il concetto dell'ibrido, che appunto arriva anche in questa motorizzazione. Lo sentite subito, perché il motorino d'avviamento è composto fondamentalmente dal super alternatore
a 48 volte, è un po' più sveglio soprattutto rispetto al precedente nei riavvii, nelle parti di riavvio, proprio perché qui c'è più energia, il motorino elettrico non solo spinge e aiuta la vettura con una ventina di cavalli nelle fasi di ripartenza, ma è anche in grado di avviare il motore più facilmente. Apro, occhio che è porno, bambini metteteli a letto, eccola qui, il motore 2000 MG, è un motore che non è realizzato a mano come i motori della 45, ma un motore prodotto diciamo nelle normali linee di montaggio, però con tutta una serie di caratteristiche che gli permettono di essere molto prestazionale, in grado appunto di combinarsi alla grandissima con il cambio a doppia frizione e con chiaramente una trazione integrale che consente a questa vettura di avere delle prestazioni da fermo incredibili, ma anche grande sicurezza soprattutto quando il terreno inizia a essere cedevole sotto le ruote. La turbina, la vedete, si riconosce subito questo motore a differenza di quello della classe A, perché la turbina è davanti e non è dietro, una disposizione diversa, e questo fa la differenza dal punto di vista estetico, ovviamente meccanico, perché la turbina che viene montata su questo motore è realizzata dalla IHI, eccola qui, in realtà è una turbina un po' meno sofisticata rispetto a quella che viene utilizzata sulla A45, chiaramente anche le esigenze prestazionali sono completamente differenti. Chiaramente questa turbina lavora e spinge aria all'interno di un motore che ha anche delle camere di combustione completamente diverse, dei pistoni diversi e tutta una serie di accorgimenti anche sugli attriti che ovviamente parlano diversamente rispetto al motore della A45. Per quanto riguarda gli interni, bella la gomma nella parte alta, molto piacevole al tatto, bella la microfibra nella parte centrale cucita a contrasto, c'è sempre questa finitura in stile vinile della parte che va così a richiamare l'alluminio per quanto riguarda i materiali, c'è sempre invece grande croccantezza per quanto riguarda i materiali della parte bassa della porta e anche per quanto concerne la parte centrale del tunnel. Del resto siamo nel pieno del segmento C e pur essendo nei premium comunque questo tipo di tagli avvengono anche in casa Mercedes, con tutto che sono materiali comunque molto robusti. Bella la cintura rossa, come rosse sono le finiture di questo sedile che può essere regolato sia nella profondità di seduta ma ovviamente anche in altezza, richiama i sedili da corsa per quanto riguarda la finitura della parte alta. Ci sediamo a bordo, vi faccio vedere come è fatta dentro e soprattutto come cambia la vettura. Ne approfitto anche per farvi sentire la differenza in termini di avviamento del motore, lo sentite subito che è più veloce, più armonico, fa così mentre prima faceva e poi si avviava, adesso è completamente diverso, vediamo se riesco. Parte molto più velocemente proprio perché il motore elettrico porta più velocemente al regime del minimo il motore, in questo caso è 770 giri, e questo permette di avere delle ripartenze con meno vibrazione, ovviamente anche quel quid di prestazione in più che è dettato appunto da questo super alternatore che contribuisce nella spinta appunto ai bassi regimi. Per quanto riguarda gli interni, ovviamente stiamo parlando di una versione AMG, quindi è molto bombardona dal punto di vista di finiture, bombardona anche dal punto di vista di scelte del volante, ma anche di dotazione degli elementi che poi vanno a pilotare quella che è la parte di anche la parte chiaramente di dinamica di guida. C'è la possibilità ovviamente di andare a selezionare diverse modalità di guida molto velocemente, si può lavorare sugli ammortizzatori, si può lavorare sulla dinamica del cambio, lo si fa sia attraverso il tasto, lo vedete, ad esempio gli ammortizzatori hanno doppia impostazione Comfort Sport, anzi tripla, e Sport Plus. Per quanto riguarda appunto l'AMG Dynamics, si può scegliere fra Basic, Advanced e basta, perché sono due. Poi c'è la possibilità chiaramente di andare ad intervenire su quella che è proprio la dinamica di guida complessiva, che va a pilotare diverse di questi elementi, tra cui anche ovviamente il lavoro delle sospensioni, il lavoro dello sterzo, la taratura del motore, eccetera eccetera. Rimane il doppio schermo da 10 pollici, rimane le DAP display, anche se il software che gira qui all'interno, lo vedete, è cambiato da un punto di vista estetico, c'è qualche funzione in più, parliamo di un sistema MBUX di seconda generazione, quindi ci sono tanti elementi che scendono dall'alto, che sono stati portati a partire da classe A anche su ad esempio classe S e su tutti gli altri modelli di Mercedes, ovviamente con tutti gli affinamenti che abbiamo visto anche su classe C e su la prossima generazione di classe E. Beh, si arriva anche qui con una classe A, con un software completamente rivisto, rinuncia al pedal shift centrale, non c'è più questo pedal al centro che richiamava fondamentalmente i comandi
originale del Command, hanno messo questo pseudo cassettino qui al centro. Sinceramente, questa scelta estetica non la capisco, anche perché è troppo piccolo per ospitare qualsiasi tipo di cosa. E certo, libera un po' di spazio. La vostra fidanzata finalmente potrà mettere la sua amata borsa nella parte centrale. Ma onestamente, il fatto che comunque ci siano questi tasti che vanno a pilotare le impostazioni dinamica di guida velocemente, cosa che si può fare anche da qui, e il volume che rimane al centro del tunnel centrale, beh, è anche chiaramente la funzione di parcheggio, chiaramente con vista dall'alto e anche vista a 360 gradi. Lo vedete nel momento in cui vado a fare manovra, non solo una visualizzazione HD, ma anche la visualizzazione dall'alto della vettura. Da questo punto di vista, molte case, anzi alcune case che sono molto blasonate per l'elettronica, non stanno facendo bene allo stesso modo. Ma di fatto in Mercedes non solo i sistemi di autoguida di livello 2 funzionano benissimo, ma anche tutta questa parte qui, devo dire, essere fatta davvero molto bene, con una grande integrazione tra lo schermo di destra e quello di sinistra, e appunto un passaggio completo al touch, cosa che i Mercedes hanno sempre fatto fatica a fare. Ma un passaggio completo al touch per quanto riguarda tutta la parte di, appunto, MBUX, che si correda anche dalla parte di climatizzazione nella parte centrale, con i tasti fisici, li vedete, che vanno poi a consentire l'interazione con la temperatura, le impostazioni del sistema di climatizzazione, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la nostra parte di ricarica wireless, la solita tendina che va a chiudere il cassettino, appunto questo nuovo spazio dove non c'è assolutamente nulla, e poi il cassettino qui sotto con la doppia porticina USB-C, che è possibile chiaramente utilizzare per ricaricare il vostro smartphone. Per quanto riguarda l'impostazione del cambio, appunto abbiamo le levette per salire di marcia e quelle per scendere di marcia, che sono in alluminio, sono fredde, sono molto piacevoli al tatto, e vanno a corredare questo volante sportivo all'interno del quale si trova il multimedia e tutte le parti relative anche ovviamente alla cruise control adattivo di livello 2, la regolazione dei sedili, in questo caso è tipicamente Mercedes, quindi con appunto la regolazione in avanti e indietro e quella dell'inclinazione dello schedale montate direttamente in porta, più un altro elemento figo, anche il riscaldamento dei sedili, sempre in porta. Rispetto alla classe A, ovviamente abbiamo una parte posteriore molto discendente, quindi è sicuramente più scomoda la vettura per quanto riguarda l'altezza sulla testa, anche se devo dire che comunque ci si sta piuttosto bene. E dietro a questo guscio sportivo, che non è in fibra di carbonio, ma posso immaginare si possa ordinare nelle varianti un pochino più toste, però come vedete riesco a starci, direi, anche abbastanza comodamente, a testimonianza del fatto che comunque questa vettura ha un passo importante, superiamo ampiamente i 2,70 m, e questo ci permette di avere un giusto spazio qui dietro per goderci la velocità di questa A35 AMG, che risponde ai comandi con la forza di 306 cavalli. Dai, direi che è arrivato il momento di scendere su strada, andiamo a vedere come va e poi tiriamo le somme anche sul prezzo, perché no? Andiamo. Al volante della nostra 35 MG, che bel suono che ha questo 2000 turbo compresso, 306 cavalli, guadagna con questa nuova declinazione di prodotto anche il modulo ibrido, per cui c'è quella spinta aggiuntiva ai bassi regimi che consente a questo motore di consumare un po' meno, e gli consente anche di avere, perché no, quel plus energetico, tra virgolette, che permette a questo motore di avere quid di slancio in più, e ovviamente va a rendere ancora più rotonda e ancora più armonica la performance di una motorizzazione che lavora davvero molto bene, e lo fa anche perché qui sotto lavora un sistema di trazione integrale che è vero non è raffinato e super fotonico come quello della 45, perché lì dietro non c'è il differenziale con le due frizioni che controllano la velocità del singolo semiasse, però di fatto questo sistema con una frizione a lamelle che spartisce la coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore è molto rapido nell'impostazione, consente a questa vettura di essere molto veloce nel, appunto, trasferire la coppia, e consente chiaramente anche di avere un ottimo livello prestazionale, proprio in virtù del fatto che 306 cavalli vengono sparati fuori alla grande sulle quattro ruote dove serve, quando serve. Macchina molto veloce, ha un bellissimo sound all'interno, in particolar modo nel momento in cui andiamo a metterla in Sport Plus. Chiaramente viene anche viziato dalla presenza di un sistema audio che consente di andare così
a rendere più emozionante il suono del quattro cilindri, ma la base appunto di questo sound è quello del propulsore che è stato studiato dai tecnici di Stoccarda per avvicinarsi alle prestazioni delle vere AMG, quindi di quelle con il motore da più di 400 cavalli, si arriva a 421 cavalli, ma appunto con però delle caratteristiche di costo innanzitutto, ma anche di consumi, di tantissimi altri dettagli che rendono un pochino più umano questo motore 35, andando a comporre una via di mezzo che in Audi chiamano S fondamentalmente, quindi la rivale di questo genere di vettura è fondamentalmente l'S3, ma appunto ci si avvicina dal punto di vista estetico alla 45 proprio perché la vettura acquista, anzi conquista, non so, decidete voi, tutti quelli che sono i pacchetti estetici, le migliorie, ovviamente anche così gli accessori tamarri che troviamo sulla 45, li troviamo su questa 35 con un motore un pochino meno pepato, ma comunque più che sufficiente per farvi divertire. Tra l'altro il tutto viene abbinato molto bene ad un cambio doppia frizione che lavora, e lavora anche lui alla grandissima, per assicurarvi, guarda come esce da sta curva, per assicurarvi una giusto quid, diciamo, di prestazione anche nel passaggio da una marcia all'altra, non solo in scalata ma anche chiaramente nel passaggio di marcia salendo di rapporto, si riesce ad avere una giusta performance, si riesce ad avere un giusto cambio marcia che consente appunto poi al 2000 di essere realmente performante. Sono 1550 kg con il cuneo di dietro, quindi chiaramente pesa un pochino di più rispetto a quello che può essere una normale tra virgolette classe A. Stiamo sempre parlando di una macchina a trazione integrale, quindi con l'albero di trasmissione, con il differenziale posteriore, con tutta una serie di elementi che poi ovviamente aggiungono peso, perché più mettete cavalli nelle macchine più avete bisogno di sospensioni, avete bisogno di freni, avete bisogno di gomma, avete bisogno di telaio, avete bisogno di tutti quegli elementi che ovviamente portano poi in alto il peso. E non ultimo, essendo una Mercedes, c'è anche bisogno di avere quel quid di comfort in più all'interno di un progetto che ovviamente sì, strizza l'occhio alla prestazione, ma strizza anche l'occhio al fatto di riuscire a viaggiare da punto A a punto B con un giusto livello di comfort, con un livello di tecnologia molto avanzato, che ovviamente si traduce nelle parole MBUX di seconda generazione. Cambia molto il software, è diventato un pochino più raffinato da un punto di vista estetico, cambia da un punto di vista chiaramente di impostazioni possibili anche per i driving mode, che lavorano a loro volta A sulle sospensioni, B sull'erogazione del motore, C sulla dinamica di spartizione della coppia tra gli assi, e lavorano tantissimo anche proprio per dare questa sensazione diversa sulla base delle impostazioni di guida, più confortevole o meno confortevole o più sportiva, mettetela come volete, appunto sulla base dell'impostazione che andiamo a scegliere con il rotore. Per intenderci, se la metto in comfort, sentite che il sound del quattro cilindri sparisce dalla presenza scenica all'interno dell'abitacolo, ma io, siccome sono un tamarro, lo voglio tenere e vi faccio accompagnare in questa guidata da questo sound molto caratteristico, da questo sound di questo quattro cilindri, che è roba che sta sparendo dalle macchine prestazionali. Ormai, diciamo, ci stiamo spostando concettualmente verso un mondo di automobili elettriche fatte anche di prestazioni, ma per chi ama godere delle tecnologie del passato, che qualcuno chiama dinosauriche, però qui ragazzi ci si gode tantissimo e ci si porta a casa con, secondo me, un giusto prezzo, un motore che è realmente straordinario. Quindi un giusto rapporto qualità-prezzo per una macchina tecnologica, il giusto, anzi molto più tecnologica rispetto a tantissime altre proposte del segmento C, comoda il giusto perché gli ammortizzatori e il controllo elettronico consentono anche di avere quel quid di comfort nel momento in cui andiamo ad impostarla più morbida, e poi anche una vettura che esteticamente può piacere o non piacere il genere, ma comunque di fatto si fa riconoscere anche perché lì fuori c'è un bel sound, come c'è un bel sound anche qui dentro. Mi stavo dimenticando di dire che ovviamente anche a livello di impianto frenante la macchina è decisamente ben bilanciata, si avvicina, diciamo, globalmente per performance di dinamica di guida alla A45S che stiamo seguendo qui davanti in questo momento, anche se poi la 45 si differenzia per quanto riguarda la parte motoristica, perché ci sono più cavalli, c'è più coppia ed è un motore che ovviamente spinge ancora di più rispetto a questa 35, che comunque ha il suo perché ed è una vettura che
appunto riesce ad unire il mondo della vettura tradizionale, quindi con il classico motore 2000 turbo diesel per intenderci, però con riesce ad unirlo con quello della prestazione, che in casa AMG parla di un motore 45 che regala grandissime soddisfazioni. Comunque, grandissimo oggetto, vettura che sa regalare bellissime sensazioni, vettura che sa regalare grandi emozioni. Per quanto riguarda la parte di interni, come dicevo prima, nella parte statica, il fatto di aver tolto di mezzo il touch non muove tantissime differenze, anche perché poi in realtà tutto quel touch ce lo ritroviamo all'interno dello sterzo, ce lo ritroviamo anche all'interno del display qui davanti, sempre da 10,2 pollici, appunto aggiornato nell'estetica, aggiornato nelle funzionalità, ma sempre molto facile da utilizzare. C'è questo piccolo spazio qui in mezzo, non ho capito prima esattamente quale sia stata la funzione di questo nuovo elemento, ma di fatto i Mercedes ne hanno approfittato per togliere di mezzo uno strumento che evidentemente in pochi usano e hanno liberato un po' di spazio magari per la borsa, perché no, della vostra fidanzata. Scherzi a parte, andiamo a vedere quanto costa questa 35 AMG e poi tiriamo magari qualche altra piccola conclusione, perché no, andiamo. Ed eccoci qui, prova terminata, 55.250 euro il prezzo di questa AMG A35 classe A sedan. Si parte da poco più di 37.000 euro per le varianti 180 diesel, che non hanno più il motore Renault ma hanno il motore Mercedes 2000 depotenziato a 116 cavalli. Chiaramente da lì poi il listino sale man mano con gli allestimenti, chiaramente con le motorizzazioni, verso il più infinito di una A35, che chiaramente è anche corredabile di tutta una serie di accessori che portano anche più in là rispetto a 55 il prezzo di listino. Ve la faccio vedere anche la classe A restyling, è praticamente identica per quanto riguarda il body, cambiano i fari, la forma dei fari nella parte posteriore, qui abbiamo tra l'altro anche in questo caso è una AMG, e cambia anche la parte anteriore con i gruppi ottici che sono stati rivisti appunto nel baffo della firma luminosa e in alcuni dettagli della calandra. Poche cose che però appunto tengono vivo un prodotto che comunque è stato un grandissimo successo. Chiaramente si risparmia qualcosina scegliendo la hatchback rispetto alla sedan, che vi ricordo parte da 37.000 euro. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Vi ho la passione per l'auto e full gas così sempre. Ciao!